Obiettivo San Benedettese per il Teramo, che dopo il recupero di ieri pomeriggio adesso torna a sentire il fiato sul collo del Sant'Arcangelo, che ha vinto 1-0 il recupero contro il Sud Tirol. I rosso-blu di Capuano si giocheranno invece quella seconda piazza che sarà fondamentale nella fase 2, con la Reggiana che invece è caduta clamorosamente in casa col Mestre, lasciando strada libera alla Padova per la promozione diretta in Serie B. In casa Teramo invece ultimi due allenamenti col dubbio del modulo 3-4-3 o 3-5-2. Questo è il pensiero che Palladini si porterà dietro almeno fino a domani, quando nella rifinitura a porte chiuse deciderà in che modo tornare nello stadio che lo ha visto grande protagonista. Davanti, col rientro di Tulli, le varianti sono maggiori, anche se San Domenico ha qualche problema fisico. Chi ci sarà sicuramente è Gondò, ancora alla ricerca del primo gol con la casacca del Teramo. È un momento un po' così, che non riesco a trovare il gol e non riesco magari a fare i momenti giusti, però piano piano io sono convinto che queste due o tre partite riuscirò ad aiutare la squadra e a portare su un risultato. Secondo me e secondo quello che credo potevo fare meglio, però non ho avuto magari la fortuna giusta, mettiamola così, per aiutare la squadra. Ah, è giusto, perché lo so pure io quello che devo fare. Essendo attaccante devo segnare, però più dici di fare questo, ti intestardisci e non riesci. Perciò io cerco di stare più sereno, però ascoltando sempre quello che mi dicono, perché è importante ascoltare e cercare di dimostrare. Sull'altra sponda invece Capuano dovrà rinunciare agli infortunati Bove e Pegorin, ma adesso è ufficialmente scattato anche l'allarme Vittorio Esposito. Il numero 10, rimasto in panchina per tutto il test di ieri pomeriggio contro la Berretti, da qualche settimana non riesce ad allenarsi con continuità. I fastidi alla schiena continuano a condizionarlo e anche questa settimana si è limitato a svolgere terapia allenandosi a parte. Lo staff medico della San Benedettese proverà a metterlo a disposizione di Capuano per la sfida di domenica pomeriggio. Come sempre in questo girone la classifica inganna, perché è un girone molto equilibrato, quindi tutte le partite sono difficili. Poi è una partita sentita, quindi è comunque sempre difficile. Sicuramente loro hanno bisogno di punti, ma noi ancora di più, quindi sarà una bella partita, spero combattuta e spero a nostro favore.